Ecco, Futuro 2017, io sono qui con uno squadrone, quindi cederò immediatamente il microfono. Giovanni Cimini della Western & Co. di San Benedetto del Tronto, che è un'azienda specializzata in fotovoltaico, storage, energie rinnovabili, smart city, fanno tutto. Giovanni, tu ci hai portato un sacco di novità, io ti passo il microfono, presentaci i tuoi colleghi e divertiamoci. Allora, salve a tutti, ti ringrazio e quindi come ribadisco il piacere di essere sempre a Ecofuturo, noi lo seguiamo dalla prima edizione. Come ti avevo promesso l'anno scorso, stavamo lavorando allo scambio di energia tra cittadini, quindi tra utenti. Quest'anno portiamo due novità, uno che riguarda appunto la condivisione dell'energia tra utenti, che verrà diciamo, spiegata brevemente dall'ingegner Marco Fiorani della Western Engineering, ed una piattaforma di connessione tra aziende e cittadini ed utenti per poter diciamo, promuovere e consolidare e validare queste tecnologie con il professor Fulvio Silvestri della ROI. Quindi passo la parola a Marco Fiorani. Salve a tutti, io rappresento la Western Engineering e ci occupiamo di ricerca e sviluppo nell'ambito di elettronica per applicazioni fotovoltaiche. Abbiamo sviluppato una nuova serie di regolatori di carica per applicazioni appunto fotovoltaiche con le seguenti caratteristiche: quello di avere la possibilità di produzione da fotovoltaico con tecnologie MPPT, accumulo su batterie ioni di litio, quindi storage, e l'altra tecnologia molto importante è l'IoT, quindi Internet of Things, all'interno del regolatore di carica che connettono i regolatori ad internet e inviano i dati ad un server cloud remoto. Questo permette di poter gestire gli impianti in maniera aggregata e quindi di poter scambiare energia tra le diverse utenze, ottimizzando l'efficienza della comunità energetica. Questa serie di regolatori sono ad oggi disponibili e sul mercato. Allora, Fulvio Silvestri, come dicevo, della ROI, che presenta la Bisan. Salve a tutti, sono Fulvio Silvestri, vi volevo presentare Bisan, che è una community veramente rivoluzionaria che abbiamo sviluppato insieme alle esigenze che nascevano nel quotidiano che ci ha raccontato Giovanni Cimini e quindi che sono venute poi a diventare realtà, una piattaforma che mette e sincronizza sito internet con applicazione in modo tale che possiamo inoltrare i push, quindi essere sempre a contatto con i nostri utenti che fanno parte di un target group specifico, quindi sono utenti interessati ad un mondo, in questo caso al mondo dell'ecologia, dell'energia sostenibile, e quindi con Bisan noi potremo fare degli incontri, essere connessi immediatamente alla nostra rete e comunicare, ma anche lanciare sondaggi, sapere cosa è veramente interessante e soprattutto grazie a un comitato scientifico di eccezione dove ricercatori del CNR, professori universitari, esperti del settore potranno validare le tecnologie insegnando a tutti noi ciò che è effettivamente efficace, ciò che si può cambiare. Le rivoluzioni vengono fatte giorno per giorno e Bisan ci permetterà di farlo. Un saluto a tutti, diciamo, i visitatori di Ecofuturo. Io ti ringrazio come sempre e come vedi che noi lottiamo sempre contro la rete, contro i monopoli e contro il petrolio. E io questo ti volevo chiedere, questo sistema qui dirà addio alle grosse centrali di produzione di energia perché non serviranno più, ho capito bene? Assolutamente sì, noi vogliamo diciamo far sì che ciascuno si produca la propria energia, quando ne ha disposizione più di quello di cui ha bisogno la cede al proprio vicino e viceversa, quindi eliminare se più possibile i contatori. Ma questa cosa a livello legislativo si può fare? Quando c'è in atto una rivoluzione come quella di iTunes nessuno la può fermare.